Ciao ragazze, eccoci di nuovo all'appuntamento del martedì con appunto con Pandora e vi voglio mostrare ciò che ho composto ultimamente. Allora, vi ricordate che avevo acquistato dei bracciali? Perché appunto non avendo la possibilità di averne degli altri liberi e non riuscendo a trovarli, in qualche modo mi servivano perché avevo tantissimi charm senza avere il bracciale. Era un peccato. Aspettate che accorcio un pochino qui la distanza. Speriamo che non mi cade nulla, ok? Di bracciali in teoria ho detto una mezza verità, perché di bracciali in teoria ho questo che però ho completamente svuotato, che è sempre sullo stesso tono del lilla. Ho questo sul tono del viola. Questo non lo guardate adesso perché va smontato, ma perché mi servono i, come si chiamano questi? Aiutato, le clip, diciamo, con il silicone all'interno, e avevo una serie di murrine di charm sui toni del lilla e del viola senza avere il bracciale. Allora, a Serravalle, quando andai, ho acquistato in sconto questi qui con la rosa, ve lo ricordate, con tutta zirconia cubica, appunto quello con la scritta, per capirci, eccolo qua. Appunto dell'edizione quella lì con Belle, come si chiama quell'edizione con Belle? Aiutatemi, la Bella e la Bestia, ecco. Semplice semplice, perché non ci sono arrivata subito, boh, chissà. Comunque l'ho composto in questo modo. Vi ricordate che avevo tutta una serie di charme e murrine viola e charme e murrine lilla. Allora, in teoria andrebbero due bracciali, uno proprio sul lilla, uno proprio sul viola, però non c'erano molti charm a completare né uno né l'altro. Ho detto proviamo a vedere se riesco in qualche modo ad armonizzare questi due colori che sono già molto simili tra loro, quindi diciamo sono stata facilitata ovviamente, ad armonizzarli su un bracciale. Un certo tipo di composizione l'avevo fatta anche in precedenza su un altro bracciale dove c'era la farfalla, quella gigante, non so se ve la ricordate, eccola qua, dove c'era questa farfalla qui e venne un bracciale strepitoso, bellissimo, con questa farfalla centrale. Sicuramente ve la ricorderete, probabilmente c'è anche qualche video in merito, non ricordo. E ecco qui, questo è il risultato però di questa nuova composizione. Fuori dalla composizione sono rimasti un pendente e un distanziatore con l'ametista, ve la faccio subito vedere. Sono rimasti fuori per motivi differenti. Allora, il pendente è rimasto fuori perché vorrei utilizzarlo come collana, diciamo come pendente da collana. Ve lo ricordate, anche questo è un old, diciamo, proprio old no, però diciamo un pendente di qualche anno fa che non si trova facilmente. Guardate come era intagliata la briolette che si appoggiava su questa farfalla d'argento meravigliosa. Io spesso e volentieri ho visto cadere queste briolette e rimanere soltanto, diciamo, la parte in argento. Vabbè, amen. Però, diciamo, in questo caso ancora tiene, speriamo bene. E poi c'è questo distanziatore che ho tanto desiderato e tanto voluto con tutte le ametiste, ma che purtroppo è solo e sconsolato. Ciò vuol dire che non riesco ad abbinarlo se non che in una maniera, diciamo, un pochino più artistica, ecco, senza fare uso della simmetria, ma cercare di giocare un po' sui vari charm a disposizione e murrine. In questo caso ho a disposizione altre tre murrine che ve le avevo fatte vedere già precedentemente, sono una, due e tre. Ecco qui che si presenta da fare una composizione un pochino più azzardata, mettendo magari questo un po' più al centro e anche questo dall'altra parte, e cercare di fare una composizione non simmetrica, più fantasiosa, eccolo lì. Questo è quello che mi rimane di questa tonalità di charm pendenti e murrine. Detto ciò, però, ho ancora da smontare un bracciale barra collana in pelle, eccolo qui, che era questo, come potete ben vedere, era quello. Non so se vi ricordate, mi sembra per San Valentino uscì una cosa del genere, c'era sia così che in azzurro, verde acqua azzurro.
no, era azzurro-blu, scusate, e pelle intrecciata, come vedete, e io avevo inserito il cuore della festa della mamma, se non sbaglio, questo qui, questo cuore qui, con le due clip in silicone. Vedo che non mi piace più fatto così, voglio smontare tutti i bracciali che ho in pelle, ne ho diversi, tutti da smontare, forse ne lascerò uno barra due con i charm, altrimenti gli altri li lascio vuoti, mi sono stufata di avere questi charm che poi non riesco mai ad inserire perché questi li portavo anche come collana, ma ormai di collane ne ho talmente tante che sinceramente posso farne a meno. Quindi smonto queste due clip, le utilizzo o su questo bracciale o su questo, anzi datemi anche un vostro parere. E quindi a questo punto tolgo anche questo cuore e lo inserisco, boh, non so, adesso vedremo, dovrò smontare. Avremo molto da fare, richiedo il vostro aiuto assolutamente, perché io da sola credo di non farcela. Oh mamma mia, sto vedendo adesso una cosa, ragazze. Guardate un po', oh, è la prima volta che la vedo, cioè non ci ho mai fatto caso più che altro. Sulla farfalla, sul pendente con la farfalla, se si sta ferma, magari mi fa anche una cortesia gigantesca. C'è una zirconia, la vedete? Qui proprio su, diciamo, sulla testa della farfalla, per capirci. Non so se si vede. Ma perché non ingrandisco un po' questa cosa? Aspettate, eh. No, ero io il che facevo il verso, eh. Allora, vedete, guardate che bella! L'ho vista perché luccicava. Cioè, appoggiata a terra luccicava. No, bellissima! Mi fa impazzire, quanto la amo! Ma tanto proprio! E anche queste murrine sono vecchissime. Vabbè, le conosciamo un pochino anche dai gruppi, le vediamo. Comunque sono molto molto vecchie e molto 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 belle. Almeno, secondo me. Quindi, un'altra parte di violaceo che ho è questo bracciale in pelle. Devo rimpicciolire di nuovo il tutto. Aspettate, mettiamo a due. Ok, è questo bracciale in triplo giro, in pelle metallizzata, chiamiamola così. Molto molto bello, con uno stop, cioè è stato uno stop qui così. Vabbè, lasciamo stare. Con uno stop, va bene. Che però voglio lasciare da solo. Eventualmente, massimo che posso fare è metterci una doppia clip. Le conosciamo, l'abbiamo già vista un sacco di volte. Le faccio rivedere al volo per chi magari è la prima volta che si collega qui sul mio canale. Anzi, se fosse così, non siete ancora iscritti, iscrivetevi qui sotto al canale, lasciate un like se vi è piaciuto il video, anche per aiutarmi a crescere. E poi eventualmente attivate la campanella per non perdervi gli altri video. Ecco, queste sono le doppie clip, come potete vedere. Vedete che ha due fori, ecco. In uno ci va un giro e nell'altro ci va l'altro. Si possono anche abbinare a mo' di scaletta, cioè dove viene inserito questo giro può essere inserito questo e questo è il terzo. Quindi diciamo ci si può giocare su. Ecco, questo è quanto. Dopodiché, questa è la parte viola che voglio lasciare, come ho detto anche per questa qui sul rosa, senza nulla, tranne vabbè lo stop, se hai capito, vabbè, quello ce lo lascio. Questo qui multifilo, ho tolto tutto quello che c'era appunto dal multifilo perché lo trovo molto più carino in questa maniera qui per il momento, tutt'al più si possono inserire come si chiamano quegli affari là? I reflection, mamma mia. Vediamo subito, aspettate che bevo un attimino la mia tisana. Eccola qua, come sapete, io questa è l'ora della tisana, ragazzi. Questa è quella con l'arancia che amo. Quanto mi piace. Allora, abbiamo parlato di reflection. Trovarli sarebbe già tanto. Ecco appunto i reflection. Apriamo il nostro mondo Reflection. Abbiamo qualcosa che ancora non è montato. Vediamo se non mi sto sbagliando. No, non mi sto sbagliando. Sono queste cosine che adesso vi voglio far vedere. Vabbè, c'è la catenina di sicurezza, ma questa non ci importa per quanto riguarda. Ops, è caduta una cosa.
E ci volevo montare, ditemi voi, se non ci sta bene questa farfallina. Cosa ne pensate? A me piace tantissimo messa qui. Proprio semplice, semplice, sola, soletta. Ecco, adesso però toccherebbe aprirla. Ecco, già aperta, già aperta. Mi è venuta in incontro così, brava, brava. Vediamo se ti riusciamo a posizionare però, eh. Farfallina, non fare la dispettosa adesso. Cerca di fare la brava, ti devi inserire bene, ti devi far schiacciare. È perfetta. E che le vuoi dire? Guardate. Ecco. Guardate come potrebbe stare questo bracciale semplice, semplice, multifilo con questa farfallina. E qua non si apre, mi devo prenderla prima. Ogni volta sta storia. Mamma mia. Allora, noi ci avvaliamo sempre di lei. Meravigliosa apri chiusura. Aspettate un po', ecco qua. Ah, ora sì che possiamo dirci soddisfatte, ragazze. Vediamo un po', la chiudiamo al volo, al volo, al volo. Arrivo da voi e no, mi fai capricci. No, dai, ecco fatto. E viene così. Cosa ne pensate? Viene carina, no? Infatti questa qui la voglio lasciare qui, però non contenta io, sempre a Serravalle, non so se ve l'avevo già detto, ho acquistato anche, a parte che ci sono altre due di queste volendo, cioè se voglio fare un po' la spudorata, invece che metterne uno solamente, posso metterci anche le altre due e fare un bracciale un pochino più divertente e se vogliamo un po' più farfalloso. Però io ho preso a Serravalle all'outlet, ho preso anche questo. Eccolo qua. Aspettate che lo apro. Sapete che io tengo tutti i bracciali nelle bustine, lo sapete da sempre, mi avete conosciuta proprio già così sui gruppi, portate pazienza, ogni volta li devo riaprire. Eccolo qui, questo è sul rosa, non so quanto si riesce a vedere bene il colore, però vicino al viola ve lo voglio far vedere, aspettate che mi sistemo un attimo perché... Ecco qua, vedete? Ecco, questa è la colorazione. E in effetti io ci volevo mettere, ho questo, che non ci sta per niente male, guardate che bello. Viene molto delicato perché poi ho il bracciale, quello rose proprio, il multifilo che ve lo faccio vedere. Guardate che bello così, è bellino, no? Però vi voglio far vedere il multifilo. Multifilo, quello del Reflection, rosa. No, rosa, rossa, scusate. Eccolo qui, sempre con le mie bellissime bustine. Mamma mia, queste bustine. Che è così, ve lo ricordate, no? Allora, io avevo intenzione di mettere questo, quello viola che vi ho fatto vedere, e di inserire anche questo che è molto simile, diciamo è più tenue, questa è un po' più marcata come colorazione, ma anche perché la texture è diversa, uno è in metallo e l'altro è in tela, in filo. Ecco, e di metterci una cosa del genere. Ditemi, aiutatemi anche a comporre anche voi. Perché la farfalla, già avendola messa su quello viola, sinceramente qui non mi ci piace tantissimo. Anzi, vi dirò di più. Adesso io quello viola lo rismonto, così, no, così. Mamma mia, io sempre con queste unghie, che poi ogni volta mi faccio del male fisico. Intanto so che state guardando i bracciali qua e c'è molto casino. Perdonatemi, vi prego. Dicevo, intanto io posso anche giocare un po' con le farfalle e metterle magari così, però voglio sempre avere un parere da voi, ma non per niente, per avere anche un minimo di consiglio. Ecco, queste sono due, per esempio, non stanno male insieme, no? Proprio se voglio fare la sfacciata, ne posso mettere una terza, senza adesso che la apro. In questo modo qui. Voi che ne pensate? Viene un bracciale molto carino. In effetti non è molto abbinabile al periodo perché immaginate questo in primavera, forse sì, anzi sicuramente rende di più su un braccio, sul polso.
Però anche come abbinamento, questo modo alternato, gioco di colore, tutto quanto, immaginate con una magliettina o sul dorato o sul lilla, viene fuori un effetto molto bello, no? Bello, bello, mi piace tanto, mi sa che lo farò così. Comunque, i reflection hanno dei charm molto divertenti, devo dire, eh? Ci si può giocare molto bene. Qua questo rimane con la margheritina, bella, bella, si tiene da sola. Lui invece a questo punto ci metto questi qua. Ho deciso di questi, però ne ho due. Il problema è che avendone due ne metto uno solo, ho deciso. L'altro lo posso utilizzare con gli altri bracciali multifilo in corda che ho. Per esempio, aspettate, sto arrivando, eh. Sto arrivando da voi. Per esempio, ho quello nero, va bene. Poi ho quello grigio che non. Eccoli qua, eccoli qua. No, quello nero, questo qui lo tolgo perché lo utilizzo per l'orologio, uno dei due orologi. Però ho questi bracciali qua che sono quello grigio, carinissimo. E questi due neri, perché ce n'ho due, poi non si sa. Dei misteri della vita. Quindi uno di questi, sinceramente, qua sta benissimo. Ecco, mi hanno conquistata, ho deciso già, ho deciso. Fortuna che li avevo smontati, ho lasciato forse una catenina di sicurezza su questo qua grigio che toglierò ovviamente. Mi piace moltissimo. Sì, farò così. Quindi, ragazzi, adesso abbiamo sistemato la questione dei charm e pendenti viola avanzati. È venuto fuori, diciamo, un bracciale molto carino, insomma, niente di particolare, sappiamo, però rende un po' l'idea del lilla, del viola, e sinceramente non mi dispiace. Ditemi anche voi che cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo abbinamento, se è stato un po' troppo azzardato, come utilizzereste la composizione con questi viola che sono rimasti, che è un peccato mortale lasciarli lì così perché sono veramente belli, belli, belli. Probabilmente sono più belli dal vivo che non. E sono molto felice di aver trovato questo bracciale scontatissimo, scontatissimo in maniera assurda, cioè veramente. E niente, spero di poter tornare presto a Serravalle. A questo punto magari hanno delle cose nuove da poter vedere, da farvi vedere anche a voi. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo martedì, sempre qui. Vi aspetto venerdì con Trollbits. Sapete che il venerdì è dedicato a Trollbits, a chi come me ama Trollbits, ama comporre, e ultimamente di Trollbits ci sono delle novità. Mano a mano sto acquistando delle novità e ve ne parlerò nel prossimo video. Allora, ragazze, vi saluto, vi do un bacio. A presto. Ciao ciao!